Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial su Farming Simulator 22, nel quale vi farò vedere come trasportare in giro le vostre balle. Questa cosa funziona con qualsiasi balla, tranne quelle di cotone che, vabbè, se vogliamo considerarle balle, io non le considero propriamente balle, o almeno non sono balle paragonabili a quelle che di solito andiamo ad utilizzare sui nostri campi. In questo video farò vedere solo come si trasportano. Se siete interessati ad altri video, come le varie tipologie di balle, come funziona un'imballatrice, le varie tipi di imballatrici, eccetera, eccetera, trovate tutto in descrizione. Aprite la descrizione, ragazzi, perché c'è proprio scritto in maniera semplice: titolo del video, link. Più semplice di così è impossibile. Per qualsiasi informazione, guardate qua sotto. Altrimenti, ragazzi, lasciate un commento e sarò molto felice di rispondere alle vostre domande. Ultima premessa prima di partire, prendetevi un secondo per lasciare like al video e magari iscrivervi al canale perché siamo davvero in pochi in Italia ad avere questa passione per questo gioco. Se state guardando questo video siete dei nostri, quindi supportate ragazzi le cose che vi piacciono perché ogni mi piace su questi video per me fa la differenza. Allora, come già detto, oggi vedremo come raccogliere le nostre balle dai campi. Cominciamo dal metodo più semplice concettualmente e forse più complicato tra tutti, ovvero i caricatori frontali. Allora, è impossibile in un video farvi vedere tutti i caricatori frontali che esistono, ne esistono a valanghe. Possiamo usare sia quelli per trattori, sia caricatori frontali di questo tipo, sia pale gommate, sia pinze telescopiche, muletti, forche, qualsiasi cosa, sono davvero tanti. Alcune balle e con alcune mod e anche senza possono anche essere raccolte a mano, cioè raccogliere e ingendare una balla senza rimorchi, ci sono davvero tanti modi. Faccio vedere ad esempio questo qua che ho sul mio John Deere. Ho montato il suo caricatore frontale dedicato, ma queste cose che sto dicendo valgono per tutti i caricatori frontali, al quale ho agganciato questa forca per foraggi qua. Però praticamente tutti i caricatori frontali possono essere agganciati a tutte le forche e molte di esse funzionano. Ad esempio, questa qua è fatta apposta per le balle, ha un coso idraulico che si apre, voi raccogliete la balla e la potete trasportare. Questa qui nella sua configurazione forca da foraggio può raccoglierle. Addirittura hanno fatto una bellissima facilitazione, si possono raccogliere anche con la forca dei pallet, le infilzate e le raccogliete. Adesso vi faccio vedere come funziona con questa forca da foraggi. Questa, ragazzi, è quella più consigliata di tutte perché quelle meccaniche tendono a essere molto più lente da utilizzare. Invece qua basta che infilziate la balla, alzate leggermente la forca e andate in giro. Cioè, sono state fatte delle facilitazioni di gameplay assurde e per questo adoro i creatori di questo gioco. Cioè, prima, intanto impegno col trattore, prima nei precedenti giochi della serie era molto più difficile a mio avviso spostare le balle in giro. Quindi il primo modo che avete per raccogliere le balle è appunto usare la forca e spostarle in giro. Non è il metodo che preferisco, almeno non per spostamenti di massa, perché chiaramente se volete portare poche balle da un punto A a un punto B, questo è sicuramente il modo da preferire. Se le dovete caricare in un miscelatore per gli animali, chiaramente usate la forca o al massimo le raccogliete a mano. Purtroppo nel gioco di base, cioè purtroppo fino a un certo punto, questi rimorchi di balle non sono capaci di caricare le balle da soli, ma dobbiamo usare delle forche. Quindi ci sono in giro delle mod, ho visto, qua deve riaccendere il motore, scusate, ci sono in giro delle mod che vi permettono di caricare in automatico le balle soltanto passandoci vicino con rimorchio. Invece in questo fare in diciamo nella versione vanilla del gioco siete costretti a utilizzare una forca. Adesso io lo faccio proprio a caso, a utilizzare una forca di questo tipo. Ok, appoggiare tutte le vostre balle sul rimorchio esattamente come fareste nella vita reale, e questo è senza dubbio apprezzabile perché poi richiede da parte vostra una padronanza incredibile dell'attrezzo. Dopodiché ricordatevi di premere L sul computer oppure non so che tasto sul joystick per legare le balle. Vedete che ora potete portarle in giro senza nessuna paura, cioè
non scivoleranno. Invece mi ricordo che in precedenti capitoli della serie si faceva molto più fatica a portare in giro le balle perché non potevano essere agganciate. Poi magari mi confondo io. Comunque, questa è per quanto riguarda i carrelli. Dopodiché ci sono due modi un po' più intelligenti per raccogliere le balle dai campi. È vero, più costosi, ma decisamente più intelligenti. Carica balle. Mentre un carrello vedete che costa relativamente poco, 19.500, 21.000, ma ce n'è anche uno più piccolino che costa addirittura sui 10.000 forse, forse ancora meno. Vedete che un caricaballe ha un suo prezzo, soprattutto quelli per balle quadrate qua hanno un prezzo decisamente elevato. E io vi faccio vedere, ve ne faccio vedere due, anche se praticamente tutti funzionano allo stesso modo. Faccio vedere questo qua per balle rotonde. Anzi, prima vi faccio vedere questo qua per balle quadrate. Sono attrezzi che si agganciano al retro dei trattori o comunque di qualsiasi mezzo che possa agganciarli, se ce ne sono altri. Vanno dispiegati. Ok, questo in particolare non va dispiegato, no, sì che va dispiegato, cosa dici? Ecco, posizione operativa, si fa con B e non con X, ecco perché mi confondevo. Vanno dispiegati in questo modo qua. Dopodiché vi basterà passare di fianco alle balle, centrandole con il coso, lui in automatico le snappa e ve le fa, ve le carica, vedete? Presa una. Esatto, vedete che ve la fa salire, in questo specifico attrezzo ne può caricare tre alla volta, poi ne prendiamo un'altra. Sì, qua sono stato io, non sono stato per niente preciso nel prenderla, dovete essere anche abbastanza precisi. Scusate. Fatto un macello, facciamo manovra e facciamolo bene. Puoi perdere un minuto di video buono, eccoci qua. Dovete essere abbastanza precisi con questo particolare attrezzo, poi escono degli attrezzi, ecco qua. Vedete che ve le carica, dopodiché questo ne carica tre, volendo ne posso anche aggiungere un'altra. Quando siete nella vostra fattoria vi basterà premere, nel mio caso Y perché sono da PC, e le balle verranno scaricate. Dobbiamo ridare la conferma. Ecco qua. Questo ne carica solo 3, non è la cosa più comoda del mondo, lo lascio lì proprio a caso. Vi consiglio di, piuttosto che optare su quello che ne carica davvero poche, di optare per roba del genere che ne carica molte, molte di più. Vi faccio vedere rapidamente, questo si aggancia, funziona allo stesso modo, cioè va dispiegato in questo modo qua. E approfitto di questo qua per dirvi una cosa. Attenzione a questi caricaballe perché possono ospitare solo determinati tipi di balle. Questo qua può ospitare solo balle da 120, ad esempio, che quello che ho comprato io da 180 a 240. Questi ovviamente sono liberi perché voi ce le poggiate sopra. Questo qua che ho io può ospitare tutte le balle rotonde, sia da 125 a 180. Però, non contemporaneamente. Cioè, se io carico nel mio caricaballe balle da 125 e poi provo a raccoglierne una da 180, lui non me la fa raccogliere. Invece, vi faccio vedere adesso. Io adesso ho raccolto una balla di fieno, fidatevi, questo è fieno, da 125. Quella che ho davanti a me invece è una balla d'erba da 125, proviamo a raccoglierla. Vedete che ce la raccoglie, cioè queste due balle sono tutte e due da 125 e sono di tipi diversi. Adesso, dove è scritto balla, ok, non ci viene detto il materiale della balla, ah no, sì, invece fieno, ecco c'è scritto lì in basso, non l'avevo letto. Una è di fieno, una è d'erba. Vedete che ci ha permesso di raccogliere anche balle di tipologie diverse. L'unica cosa che gli interessa è che siano della stessa dimensione, ragazzi, quindi non dovete neanche preoccuparvi di se sono fieno, paglia, tutto, potete impilare tutto nell'attrezzo senza il minimo problema. Qui raccogliamo un'altra balla d'erba, tanto per, e vedete che l'attrezzo non ha nessun problema. Questo particolare attrezzo ne può ospitare tantissime, penso tipo 24. Poi una volta pieno si preme Y, vediamo se riesco a farglielo fare, esatto, si preme Y e le balle vengono scaricate dopo aver dato la conferma, lo so, lo faccio vedere così siamo a posto. Eccoci qua, premete un'altra volta Y e vedete che l'attrezzo scarica le balle. In questo caso, vabbè, le ha fatte capottare per terra perché ce n'erano solo tre, però se l'attrezzo è pieno le fa scendere a terra in maniera molto elegante e molto funzionale. E niente, questi erano i metodi principali su come spostare balle in Farming Simulator. Non vi ho citato queste forche un po' particolari per raccogliere magari due balle alla volta perché sinceramente ragazzi io non le uso, cioè in Farming Simulator 19 era un incubo usare quegli attrezzi, da allora ho smesso di usarli, magari li hanno fissati, non li ho neanche provati, però
Ci sono altre forche di cui si potrebbe parlare, però poi il video durerebbe 20 minuti. Questo è tutto quello che avevo da dirvi in questo video. Cercate in descrizione gli altri correlati a questo tema, soprattutto se ci sono altri dubbi che avete. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.